fai lassù? Guardo! È presto per guardare le stelle, sono le 8 del mattino. E infatti guardo la strada. E chi deve venire? Il prete a benedire la casa dei padroni. Ma che prete? Il messo! Che oggi non si è visto. E ieri neanche. Aspetti una lettera? No. Che lettera dovrei aspettare? Questa. Disgraziata! Dammi immediatamente quella lettera! No, so leggere meglio io! L'hai aperta! No, giuro! È la Madonna! L'ha aperta il maestro! E l'avete letta? Sì. Oh, oh! L'ha vista, Domina Angelica? No. Ah, meno male. Quante volte te lo devo dire che le lettere del capitano Lafarelli le devi portare a me? Oh, ecco. Dai, leggila. Dai. 2 gennaio 1566. Onoratissimo signor nonno, sono giunto dopo giorni di procellosa ed orribile navigazione nella piccola isola di Malta. Bassa ed occulta, che quasi non la avvistavo. È difficile distinguere la terraferma, specialmente se il tempo è nuvoloso o se vi è nebbia. Il paesaggio è giallo, perché di tale colore è la pietra maltese. Case, chiese, terreni, sono tutte della medesima tinta. Con la mente e con gli occhi ed ho visto la città, ho visto i segni dell'assedio. Adesso capisco come l'abbiano potuta mettere in pericolo. Sembra così sicura, circondata dal Mediterraneo. Ma non c'è un minuto da perdere, perché ogni giorno si avvicina il tempo nel quale l'armata può comodamente ricomparire. Devo riuscire a fortificare quest'isola. Ho visto che vi sono due ottimi porti, Gran Porto e Mar San Chef. Separati da un braccio di terra sul quale si erge Sant'Elmo, un piccolo forte a stella che ha resistito 3 mesi all'assedio, ma era fragile e ha ceduto. Ora le rovine giacciono tristemente nel fossato che le circondava. Le difese rovinate di Virgo e Senglea dovranno essere abbandonate per porre tutte le forze sul monte Sciberras. Se legge per la stagione.
Se tu riesci per stasci 10,5 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 Ora la difenderò in tal maniera che potranno bere l'oceano sino a prosciugarlo prima di conquistarla. Perché l'arte militare non consiste solamente nel portare la spada al lato, l'armatura indosso e la bandiera in mano, ma nel conoscere la natura dei paesi e dei siti, nell'assediare e difendere le città e nel piantare e fortificare le fortezze. Da questo luogo spoglio, male abitato e poco coltivato, penso alla nostra dolce Cortona e ho malinconia immaginandola addormentata sui suoi colli morbidi. Spero di potervi di nuovo raggiungere non appena saranno principiati i lavori in questa primavera. Quindi tornerà presto. Sì. Beh, presto. Un po' ci vorrà. Hai sentito? Deve ricostruire un'intera città. Le case, i palazzi, le strade. Però, gran bel posto questa Malta. Spoglia, male abitata e poco coltivata. Su, su, ecco. Chissà come vivono a Mar San Chef. Se vanno a pescare a Birgu, se tengono le pecore sul monte Sciberras, se sono alti a Tashidesh, cosa mangiano a Senglea? Senglea, Sciberras, Tashidesh, Birgu, Mar San Chef. Senglea, Sciberras, Tashidesh, Birgu, Mar San Chef. L'abbiano mandato a Malta perché è un ottimo architetto e un valoroso militare. E raccomandato niente poco di meno che dal Papa. Ma questo che c'entra? È perché sono signori, capitani della città, priori, come si dice, gente importante. Ma chi? Il nonno, Ser Marcantonio. Gente importante. Amici dei fiorentini, che i fiorentini sono di Firenze. Mica prendono tutti per amici, cosa credi? Esperti? Oh, l'ho sentito raccontare di qualche... Nel diritto. Diritto?
Diritto e rovescio. Ma che dici? Sono sì lanaioli e mercanti. E possidenti di terreni, di palazzi, di case con chiostro e botteghe. Poderi, bovi e greggi per tutto il contado. E di tali ricchezze da ricoprir d'oro il selciato fin su a Santa Margherita. Ma di diritto e di rovescio no, non si intendono mica di maglia gli uomini. Ma come sei giovane ciuca, il diritto è la legge. E i nostri padroni sono 100 e 100 anni che fanno le carte. E nelle carte c'è scritto tutto. Chi gode e chi stenta. Sì, e magari saranno state proprio quelle carte a mandargli quell'avo nobile, discendente addirittura dal re di Francia, e giù di lì, non solo ricchi, ma anche nobili. Chiudi il becco, pettegola che non sei altro. Chiudete il becco tutte e due che non si riesce a fare lezione. Oh, maestro, buongiorno. Dicevamo appunto che se non fossero stati i nostri padroni, con tutte quelle loro opere di carità. Opere pie. A prendersi cura dei poveri, dei malati e dei sofferenti. Adesso l'ospedale della misericordia neanche esisterebbe. Neanche. Sì, vabbè, ma non sono venuto qui per questo. Signore, vi ho portato un libro. Ah. No, maestro, ecco. Noi libri. No, ma questo è diverso. Questo all'interno troverete qualcosa di molto, molto, molto interessante. Posso leggervi qualche riga, così un assaggino, eh? Amatissima signora e sposa, benché manchi da voi solo da poche lune, è il desiderio di voi e la paura di esservi lontano che mi porta a cercarvi. Son qui, che lavoro giorno e notte, e guardo ai disegni. Potrei dirvi di quanti gradini sono le vie Corbeascale, di che sesto sono gli archi dei porticati. Ma so già che sarebbe come non dirvi nulla. Non di questo è fatta una città, ma di relazioni tra le misure del suo spazio e gli avvenimenti del suo passato. La distanza dal suolo di una forca e i piedi penzolanti dell'usurpatore impiccato. L'altezza di quella finestra e il salto dell'adultero che la scavalca all'alba. La linea di tiro della galea apparsa all'improvviso dietro il faro. E la palla di cannone che distrugge la torre. Gli strappi delle reti da pesca. E i tre vecchi che seduti sul molo a rammendare le reti si raccontano per la centesima volta la storia della galea dell'usurpatore, che si dice fosse figlia adulterino del re, abbandonato in fascia lì sul molo. Quest'onda che fluisce, la città si imbeve come una spugna e si dilata. Ma la città non dice il suo passato, lo contiene come le linee della mano. Scritto negli spigoli delle vie, nelle griglie delle finestre, nei corrimano delle scale, nelle aste delle bandiere. Tutti i segmenti, rigati a sua volta di graffi, seghettature, intaglie, svirgole. Non c'è tempo da perdere, è necessaria una difesa prima di una nuova stagione di guerra. Le torri dovranno essere sporgenti, perché qualora il nemico voglia assalire le mura, lo si possa colpire sul fianco scoperto da destra e da sinistra. Occorre soprattutto evitare
evitare di lasciare passaggi accessibili che consentono di attaccare le mura, le quali dovranno invece possibilmente sorgere in prossimità di zone scoscese. Inoltre, l'accesso alle porte non sia in linea retta, ma pieghi in diagonale sulla sinistra. In questo modo, infatti, gli assalitori, una volta molto vicini al muro, saranno costretti a presentare il loro fianco destro non protetto dallo scudo. Ordinerei le strade contro il parere di molti. Per bellezza ne farei una sola larga nel mezzo della città, le altre le farei strette, con piacevoli e dolci curve. Perché è questo che chiedono le città nei luoghi caldi e secchi. Nei luoghi ventosi, come Malta, bisogna trovare il modo di rompere i venti. Quando i venti trovano l'imbocco di una via larga e dritta, essi vanno con un tale impeto da impedire a ognuno di praticare le strade. Si usano per tali venti con alberi e alte mura. Con alberi non si potrà, perché tutta l'isola e soprattutto questa zona è nuda e priva d'alberi. Così vorrei aiutarmi a torcere le strade con la stessa dolcezza che a Pisa e a Cortona si vede. Ciò che fu artificiosamente fatto torto per togliere l'impeto ai venti rende gradevole il guardarla, la fa più bella e dona al viandante lo stupore di sorprendersi al voltar di ogni curva. Ma gli ostacoli sembrano infiniti. Gli aiuti finanziari dalla Spagna tardano e con essi i rinforzi per la campagna militare imminente. È arrivato l'ingegnere personale di Filippo II di Spagna, tale Fratino, con la pretesa di controllare ancora i progetti del porto, delle mura di difesa, dei bastioni e mettere la sua matita su tutto, facendo di nuovo quel che era già nuovo e ben fatto. E quel che è peggio, pretende di sbagliare ancora, permettendo ai turchi di aggirare le fortificazioni e prendere d'assedio la città di nuovo. Non c'era modo di farlo ragionare. Voleva portare le difese in alto, lontano dalla costa, nel centro del monte Sciberras. Due giorni di inferno. Allora, ho parlato con la Valette, ho difeso il mio progetto, dimostrato la sua armonia matematica e forza inespugnabile. La Valette ha spiegato al viceré di Spagna, Don Garcia di Toledo, la giustezza dei miei disegni. Il viceré ha allora conferito con il re di Spagna, Filippo II, il quale ha dichiarato: difendete Malta! Difendete la Chiesa! Difendete la cristianità! Ma per l'amor del cielo, non chiedetemi galee! Poi ha scritto al Papa Pio V, dicendo che i suoi fidati a Malta non la finivano di litigare e intanto i turchi incombevano. Il Papa ha annunciato. La differenza tra un ingegnere e un architetto è che per un ingegnere 2 più 2 fa 4. Anche per un architetto 2 più 2 fa 4. Ma se ne dispiace. Illuminato da ciò, la Valetta ha spiegato a Fratino che lui stesso aveva ordinato quel progetto. Fratino ha accettato le spiegazioni, ci siamo stretti la mano e sono cominciati i lavori. Il 28 marzo 1566 il Gran Maestro ha posto la prima pietra della città nuova in una cavità della roccia. Dove ho disegnato, nascerà la porta principale. Una moltitudine di folla mi acclamava. La Valetta ha consacrato i bastioni e le barriere. Salve di cannone dalle difese di
Sant'Elmo, Sant'Angelo, San Michele, Birgu e Senglea hanno salutato la nascita della città nuova di Malta. Io mi sono inginocchiato di fronte alla pietra di fondazione e il Gran Maestro mi ha onorato con una catena d'oro che riconosce tutto il valore del mio lavoro. Bene che io torni al mio e voi al vostro, eh? Sì. Domina Angelica sarà contenta di ricevere notizie dal marito. Arrivederci, signore. Arrivederci, maestro. Però, che bella storia. E che bella voce. Assedio di Malta, prima che partisse il capitano. Una sera sono rimasta qui ad ascoltare gli uomini che parlavano della sublime porta. Ci ho messo un po' anch'io a capire che parlavano di Solimano il Magnifico, il sultano dei turchi. Poi quella notte sono andata a letto e ho fatto un incubo tremendo. Ho visto una città dove non sono mai stata. E c'erano ovunque turchi, quei vestiti che grondavano sangue. Indossano divise strane, ma sono turchi. O almeno penso così. Parlano una lingua che non conosco. Ma di chi è il sangue versato? Non lo so. Ma poi vedo il mio cuore lacerato. Come se tutto quel sangue fosse il mio. Ma non ha senso. Nessuno può perdere tanto sangue. No, non ha senso. E poi vedo Solimano, che è vecchissimo e batte i piedi e urla.
verità. Voleva raggiungere Roma e Malta è l'ultimo ostacolo. Pensate, solo 60 miglia dalla Sicilia. Ma la sublime porta era anche stanca di sentire le lamentele della principessa del suo harem, che era andata su tutte le furie quando i cavalieri di Malta avevano attaccato un convoglio turco, razziando un forziere di pietre preziose destinate a lei. E poi vedo la palestra, che è vecchissimo anche lui. Per metà è vestito da monaco e per metà è un corsaro. E guarda il turco da lontano. E gli dice: neppure Eva potrebbe cogliere questa mela. Poi si volta e un grido lunghissimo chiama: torna con vento, il turco intende por la sedia. Faceva sapere che i turchi volevano assediare Malta. E che ne so, io l'ho sognato così. Beh, la rete spionistica dei cavalieri è potentissima. Ma sì, spie dappertutto. Cristiani in mezzo ai turchi, i turchi in mezzo ai cristiani, o più probabilmente cristiani rinnegati in mezzo ai cristiani che poi andavano a riferire tutto ai turchi. I nobili cavalieri di Malta vengono da tutta Europa e sono divisi in base alla loro lingua d'appartenenza. Tra le file dei turchi, invece, ci sono cristiani rinnegati, corsari di tutte le nazionalità, spie dei cavalieri e del re di Spagna. E poi tra i turchi ci sono i giannizzeri. I figli prediletti del sultano. I cani da guardia del sultano. Odiati e temuti da tutti, persino da turchi e corsari. Che cosa hanno di tanto diverso che li rende così malvagi? Beh, il destino di essere allevati per combattere e uccidere e obbedire. Sono tutti cristiani, nati nelle province assoggettate dell'impero ottomano. A 5-6 anni vengono strappati dalle famiglie per essere rinchiusi nelle caserme per diventare i migliori soldati che un impero possa avere. E i figli prediletti del sultano? I cani da guardia del sultano. Presto, non c'è tempo da perdere, ognuno ha i propri posti di combattimento. Le prime navi turche potrebbero arrivare da un momento all'altro. La consegna è semplice. Resistere ad oltranza nel tempo che ci rimane. Preghiamo il Dio che arrivano i soccorsi. Attaccano! Le prime navi turche furono avvistate dalle vedette di Sant'Angelo e Sant'Elmo il 18 maggio 1565, un venerdì. La flotta sta virando a sud-est. Ecco, adesso sbarca le truppe nella baia di Marsabicet. Adesso iniziano a litigare. Chi? Mustafa e Piali, i due comandanti. Uno vuole prendere Medina e l'altro Sant'Elmo. E cosa hanno deciso? Sant'Elmo. Nell'ultima ora di assedio, alcuni dei cavalieri, troppo feriti per reggersi in piedi, si sistemarono su delle sedie sulla breccia e con una spada a due mani attesero. L'estate torrida maltese appestava l'aria. Le mosche si addensavano sulle piaghe dei feriti. Le urla erano insopportabili. Oh!
sferrato contemporaneamente su San Michele, Birgu e Senglea. Quando arrivano i rinforzi? Uomini aperti ad occhio! Come faremo a resistere? Quando arrivano i rinforzi? Uomini aperti ad occhio! Come faremo a resistere? Quando arrivano i rinforzi? Quando arrivano i rinforzi? Quando arrivano i rinforzi? Quando arrivano i rinforzi? Il frastuono! Fu così grande che a Catania e a Siracusa lo udirono come il rombo di un temporale. Mustafà ha esaurito le idee. Comincia a pensare che i forti siano maledetti o che siano protetti da qualche diabolico maleficio e dalle preghiere di quei cristiani in cui Dio sembra darsi un gran da fare. Il caldo è opprimente, non si riesce davvero a ragionare. Mustafà allora decide di sferrare un ultimo disperato attacco a Medina, la capitale. Il governatore di Medina, Don Mesquita, capisce che quello è un atto disperato e tenta l'inganno. Distribuisce armi e armature a tutti i popolani, donne e vecchi compresi, e li manda a presidiare le mura. Dà ordine agli artiglieri di far fuoco. Contemporaneamente alle guarnigioni e al campo turco la notizia che la forza di soccorso cristiana era finalmente sbarcata. A Mustafà fu riferito che i soccorsi cristiani ammontavano a 16.000 fanti e ordinò l'immediata evacuazione dell'isola. Per tutta la notte i difensori di Birgu e Senglea udirono con loro grande gioia il rumore dei pezzi d'artiglieria che venivano smontati per essere portati a Marsamshet e caricati sulle navi. La sera dell'11 settembre il mare intorno a Malta era sgombro. Le flotte turche erano partite. L'assedio era terminato. Alla fine dell'estate, su quella terra bruciata dal sole e dall'uomo, più di 35.000 vite si erano perdute. Per lungo tempo un canto cipriota percorse tutto il Mediterraneo. Malta d'argento,
un'altra lettera sarà già in viaggio. Aspettiamo. Salperemo da Marsamshet alla volta di Creta. Il Mediterraneo ribolle ancora, non è sazio di sangue. Ancora il turco ci minaccia, io devo lasciare da parte la matita e queste mura che giorno dopo giorno crescono sotto i miei occhi e faranno di Malta un'isola senza paura, una città inafferrabile. Malta d'oro, Malta d'argento, Malta di metallo prezioso. Non ti prenderanno mai. Don Giovanni d'Austria, il fratellastro del re scorbutico di Spagna, partirà da Messina. Comanderà l'armata della Santa Lega per volere del nostro Papa. Io mi unirò a loro e faremo rotta su Cipro per difendere i nostri fratelli dalle scimitarre della mezzaluna. Già. Anche la luna, che pure sta in cielo, non è più di conforto. Ricorda la sublime porta, ricorda il sangue, tutto questo sangue che non si può evitare. Dicono che parto offeso e che non sono mai soddisfatto. Credo di aver dato saggio al mondo di me. Le lance nemiche che si romperanno sulla fortezza malediranno il mio nome. Forse mi maledico anche io per questa superbia, che mi fa desiderare più il fumo che l'arrosto, che
mi fa desiderare la guerra per gli onori, che mi ha fatto invidiare la croce di questi cavalieri, dei figli di Satana, come li chiamano i corsari. Parto. Eppure penso che gran cosa è il fondare una nuova città, metterla in difesa, abitarla, onorarla e difenderla. Tutte cose figliole dell'immortalità. Il vento quassù sulla Sciberra sti entra nella testa e mi fa pensare cose strane. Mi fa pensare che cercare l'immortalità ha un prezzo. Ed ho paura. Guardo il mare e penso che son figlio di terra. E ricordo le parole della preghiera che ho imparato da bambino. Mansabir, l'unica lingua in cui comunicano la croce e la mezzaluna. La lingua del Mediterraneo. Di questo mare che diventerà vecchio e cristiani e musulmani continueranno a contenderselo a morsi. Padri di noi, che stare in cielo, noi voliri che i nomi di te star saluti, noi voliri che il paese di te star con noi, e che ti lasar, che tutto il popolo fa ser volo di te in terra. Siemi, siemi, chi nel cielo, dar noi sempre i pani di noi, di cada giorno. Culpa a noi.
ottenne quella gloria che cercava con le armi. Quando la sua nave attraccò a Creta, si diffuse la peste. Morì il 26 ottobre 1570. Il suo corpo non è mai tornato a casa e la sua tomba non è contrassegnata. Ma la costruzione della Valletta continuò di buona leva e presto fu famosa in tutto il mondo per la sua bellezza e per la potenza delle sue difese. Tutte cose figliole dell'immortalità.
Maestro in scena, oltre a Deborah Minà, sono Luca Bisaccioni e Lucia Palme. Le musiche di questa sera sono musiche originali, composte, arrangiate, e i rumori e gli effetti sonori sono del duo Voce Piano. Di nuovo grazie da parte di tutti noi e buona soggiorno a Cortona. Il professor Mirri ci onora di due parole. È solo per compiacermi di una lettura teatrale così profonda e intelligente della storia dei Lavarelli in un contesto drammatico quale fu quello dell'assedio di Malta e in un contesto artistico molto importante quale fu quello delle fortificazioni di Malta. Una lettura intelligente che bisogna lodare davvero. Grazie a tutti da parte del Museo dell'Accademia Etrusca del Comune di Cortona, da parte dell'Accademia Etrusca stessa, da parte degli enti che hanno organizzato questo intrattenimento e grazie a quanti sono venuti.